Non è consuetudine trovare un gruppo di ragazzi così affiatato che è arrivato loro a proporre di restare insieme. Questo non è mai facile, soprattutto quando una squadra è molto giovane, per cui i momenti di festa vanno colti, loro in qualche maniera sanno di star bene insieme, per sicurezza anche delle loro famiglie hanno voluto continuare lo stage. Questo è testimonia una grande maturità, ma nello stesso tempo un grande attaccamento a questa maglia, una grande responsabilità, perfetto. E poi al tempo stesso però bisogna mantenere la concentrazione per la partita, perché il 7 gennaio la Lettonia che arriverà qua è una Lettonia che alla quale importerà poco, no? Di quello che abbiamo vissuto noi poi in queste ore. Sicuramente, ma non avrebbe comunque neanche fatto male 2 giorni di stacco che avevamo previsto per poter poi rigenerarci e trovare tutte le energie per il 7 per la prima partita. Chiaramente, come ha appena detto, la Lettonia verrà per fare il risultato, perché noi e loro ci dobbiamo giocare le chance per poterci qualificare. Mi dispiace solamente che per ancora un'altra volta non giocheremo con il nostro giocatore, chiamiamola così, la nostra star da Bundesliga, il ruolo più importante nella pallamano. Ma ti devo dire la verità, ho trovato un Pasqualino molto in forma, molto migliorato, per cui bene così. Per il resto ritrovi giocatori importanti, si riaggregheranno poi al gruppo anche 2 giocatori chiave come Turković e come Sonnerer, che erano assenti nella partita contro la Norvegia. Che Italia dobbiamo aspettare nella partita contro la Lettonia, nelle 2 partite contro la Lettonia? Chiaramente Turković nell'ultima volta, che a gennaio non era nella sua migliore condizione, si è sentita la sua mancanza di giocatore esperto, ma soprattutto che in certi momenti caldi bisogna dare la palla a lui, quindi sono molto fiducioso. La stessa cosa Sonnerer, che ci dà rispetto a Dantino, che lo ritengo molto in forma, ci dà la possibilità anche di alcune varianti difensive tenendo Skatar in campo. E saranno 2 partite legate alla velocità, perché se la Norvegia si può dire che forse era l'unica squadra che ho trovato che gioca più veloce di noi, la Lettonia non è così, per cui dovrà essere un gioco di alta intensità dove le rotazioni tra i giocatori torneranno ad essere importanti. Io sono fiero e orgoglioso di ognuno di noi, perché non era da tutti accettare questa cosa qui, non era da tutti non tornare dalle proprie famiglie, perché nessuno di noi gioca vicino a casa, o comunque quasi nessuno. C'è chi ha visto solo 2 o 3 giorni nella propria famiglia, chi un po' di più, ma comunque chiunque voleva tornare dalle proprie famiglie, dai propri bambini, dalle mogli, o anche solo dei genitori a casa qualche giorno, almeno per fare un brindisi insieme per questo nuovo anno. E niente, siamo stati, diciamo, tutti coraggiosi a fare questa scelta, e veramente sono contento di essere in questa squadra qui, perché si vede che siamo dei ragazzi, e sono dei ragazzi veramente con gran carattere, e voglio ringraziare soprattutto anche le nostre famiglie, le nostre mogli, che hanno capito il momento e hanno accettato di buon gusto questa cosa qui. E poi però c'è la partita del 7 gennaio, che è la prima di 2 gare fondamentali nella storia, nel cammino del nostro girone, e dunque tutte queste vicissitudini andranno cancellate il prima possibile, dimenticate il prima possibile. Assolutamente, adesso per fortuna abbiamo questi 2 giorni per metabolizzare un po' il tutto e, come dici tu, lasciare andare via tutto questo stress. E sappiamo che il 7 abbiamo un appuntamento molto importante qui in casa contro la Lettonia, non possiamo fallire, dobbiamo cercare di vincere, dobbiamo vincere come abbiamo fatto contro la Slovacchia per poter lasciare una porta aperta per queste qualificazioni. Non sarà una partita facile, lo sappiamo, già abbiamo perso due grandi giocatori di questa squadra qui, soprattutto Mimmo, che anche contro la Svizzera aveva fatto vedere il perché gioca in Bundesliga, quindi non sarà facile, ma diciamo che secondo me questi giorni qua ci aiuteranno anche a rafforzarci come gruppo, e potrebbe essere anche quella la chiave di un successo. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, come sta questa Italia? Dopo la riunione che abbiamo fatto in Svizzera, non era proprio, il morale non era dei migliori, però oggi, già stando insieme, si sta risollevando il morale. Per fortuna siamo veramente un ottimo gruppo, siamo un gruppo di amici, nonostante non ci vediamo quasi mai, perché ci vediamo raramente in nazionale,
ma posso dire che anche con gli allenatori, con Silvano che è sempre con noi, siamo veramente un ottimo gruppo e questo aiuta molto il morale. E poi stasera con un piccolo brindisi lasceremo via questo 2020 finalmente, sperando che questo 2021 ci porti tanta felicità.